Il lavoro non può essere un mero ingranaggio nel meccanismo perverso che macina risorse per ottenere profitti sempre maggiori, non può dunque essere prolungato o ridotto in funzione del guadagno di pochi e di forme produttive che sacrificano valori, relazioni e principi. In una soleggiata piazza a San Pietro, Papa Francesco ha incontrato i dipendenti e i dirigenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano, la prima udienza nella secolare storia dell'ente. A tutti i membri dell'INPS il pontefice ha parlato con chiarezza dell'importanza di tutelare il diritto al riposo, soprattutto in un'epoca in cui tale eventualità non di rado viene rinegoziata fino a estremismi aberranti, senza considerare il fronte dell'insufficienza occupazionale e della precarietà delle garanzie che riesce a offrire. Senza il lavoro non c'è dignità, ha concluso Papa Bergoglio, non c'è speranza per il futuro, non c'è riposo, che nel linguaggio della fede è dimensione umana e divina allo stesso tempo. Vostro difficile compito e contribuire affinché non manchino le sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie. Non manchi tra le vostre priorità un'attenzione privilegiata per il lavoro femminile, nonché quell'assistenza alla maternità che deve sempre tutelare la vita che nasce e chi la serve quotidianamente. Tutelate le donne, il lavoro delle donne. Non manchi mai l'assicurazione per la vecchiaia, la malattia, gli infortuni legati al lavoro. Non manchi il diritto alla pensione e sottolineo il diritto. La pensione è un diritto, perché di questo si tratta. Siate consapevoli dall'altissima dignità di ciascun lavoratore al cui servizio voi prestate la vostra opera, sostenendone il reddito. Durante e dopo il periodo lavorativo contribuite alla qualità del suo impegno come investimento per una vita a misura d'uomo.